Buongiorno. Allora, l'editore Sossella e l'auditorium mi hanno chiesto di rispondere con voi e per voi alla domanda: che cos'è una lingua? Io mi sono ricordato di quello che i conoscitori della biografia di Hegel, il grande filosofo tedesco, raccontano. E voi sapete, scusate, vi dispiace se cammino? Vi dà fastidio? No, se cammino qui, per carità. Resisto alla tentazione di venire tra di voi. E raccontano che Hegel un giorno faceva una passeggiata in collina per un sentiero insieme ai suoi alunni. E Hegel si era occupato in quegli anni molto di scienze naturali ed esatte e aveva scritto appunto di filosofia delle scienze della natura e aveva scritto cose molto sottili, complicate e difficili allora e anche oggi da seguire e da capire. Chiacchierava amabilmente con i suoi allievi e ce n'era uno che stava un po' in disparte e che si vedeva tormentato da pensieri. E questi pensieri, dal seguito dell'aneddoto, si capisce che riguardavano proprio le affermazioni che Hegel aveva fatto in materia di scienza della natura. E a un certo punto si avvicina di più al professore e continuando, diciamo, ad alta voce il corso dei suoi pensieri interiori, gli dice: ma allora, maestro, che cos'è la natura? E Hegel lo guarda, fa un sorriso, poi fa un ampio gesto e mostra il cielo, le pecorelle, le mucche, gli alberi, la collina, i fiumi, e gli dice: è questo. E lo scolaro resta un po' deluso e io mi sono chiesto, naturalmente voi non avete l'ingenuità dello scolaro di Hegel, io non sono Hegel, non ne ho il genio, però la tentazione è stata forte per cominciare a rispondere alla domanda che mi è stata fatta: che cos'è la lingua? È questo. Che cosa è questo? E questo, sono questi suoni che io sto producendo, che voi state sentendo, sono i significati che io cerco di dare a questi suoni e che voi capite, sono le parole che io sto rimuginando tra me e me per scegliere quelle che può valere la pena di dirvi e sono le parole che voi avete dentro di voi per capire quelle che dico e anche per ragionarci sopra mentre parlo. Non è che state pensando solo alle mie parole, per quanto attenti e gentili possiate essere. Ci passano tante parole per la testa con cui digeriamo, metabolizziamo le parole che ascoltiamo. E dunque una lingua è questo che sta intorno a noi e dentro di noi. Il dentro è importante, lo diciamo subito, il dentro è importante per tanti aspetti, forse qualcuno ne sfioreremo, però bisogna dire subito, e vale la pena dire subito, che se vi do fastidio sto fermo, una volta un mio professore, ormai ero grandicello, seguiva una mia conferenza, una lezione a Palermo, mi ricordo, e si rivolse a un suo collega, che era un grande filologo, Salvatore Battaglia,
e gli disse: mi dà un po' fastidio dover fare così, così. E allora il grande filologo Salvatore Battaglia gli disse: ma tu fai come me, io sto fermo, tanto ogni tanto ripassa davanti. E allora, però insomma, se c'è qualche mia alunna o mio alunno qui dentro, sa che mi sto limitando, anche perché mi è difficile saltare facilmente da questo palco. E dunque, il dentro di noi è importante, ma bisogna rendersi conto subito che è un dentro che abbiamo costruito a partire, oggi lo sappiamo in modo scientifico e documentato, sperimentalmente, è un dentro che abbiamo costruito dalle primissime ore di vita. Entro le prime 36 ore ci facciamo un'idea di quella, non delle parole, non della grammatica, ma dell'intonazione di quella che, della lingua che ci ha parlato chi ci ha nutrito per primi, nostra madre, di solito. E di là comincia questo cammino di costruzione che è fatto di continui rapporti con gli altri. E abbiamo ascoltato altri, qualcuno di noi perfino legge, abbiamo letto, abbiamo sentito, abbiamo voluto imitare o non imitare e abbiamo costruito così il nostro patrimonio di parole. Questo ce lo dicono quelli della mia corporazione, i linguisti, ce lo dicono gli psicologi del linguaggio, e non va dimenticato, e lo ha detto assai bene una volta, all'inizio della sua autobiografia intellettuale, non un linguista, non uno psicologo, un grandissimo scienziato del Novecento, Albert Einstein, ha spiegato che, si direbbe a Roma, dobbiamo darci una calmata, perché tutto quello, quasi, dice, quasi tutto quello che sappiamo, pensiamo, i nostri effetti, le nostre idee, e tutto questo, o quasi, insiste, tutto questo, lo dobbiamo alle nostre parole. E parole che abbiamo appreso da altri. Senza gli altri e senza le parole che abbiamo appreso da altri, dice Einstein, la nostra intelligenza sarebbe di poco superiore, ci fa una concessione, come vedete, di poco superiore a quella degli altri mammiferi superiori, buoi, cavalli, scimmioni. E in effetti questa intuizione poi è stata largamente confermata per quanto riguarda l'intelligenza degli altri animali superiori, degli altri mammiferi superiori, da tanti studi degli ultimi 50 anni. Dunque, abbiamo questo rapporto, non siamo mai soli, diciamo, nel nostro usare anche interiormente le parole, abbiamo questo rapporto con gli altri, un rapporto profondo che ci lega agli altri, ci lega alle cose di cui parliamo, che vediamo. Ci sembra proprio un po' come a uno dei bambini che furono studiati da un grande studioso, da un grande psicologo svizzero, Jean Piaget, per vedere attraverso quali tappe si forma la nostra intelligenza umana e costruiamo il nostro linguaggio. E uno di questi bambini, tutti questi bambini intorno ai 4-5 anni, si capiva che ritenevano quel che il senso comune in qualche modo profondamente continua a ritenere nonostante tutto, e cioè che le parole sono una specie di
di manico delle cose, stanno nelle cose. Un bambino proprio interrogato su che cos'è quello che splende lì in alto dice il sole nei dialoghi registrati. E allora Piaget gli chiede, ah, il sole, ma questa parola che tu dici, sole, dove sta? E il bambino dice, sta nel sole. Dove devono stare le parole? Stanno dentro le cose, naturalmente. E questa è l'impressione profonda e che ha anche profonde giustificazioni, forse mi riuscirà di dirne qualcuna, nella nostra coscienza. Ma questa impressione, per quanto radicata, va messa in discussione. Va messa in discussione perché se ci riflettiamo ci accorgiamo che non è proprio così vero che le parole siano una specie di emanazione diretta delle cose. Ma prendiamo questo luogo così bello in cui ci troviamo. Che cos'è? Una sala, auditorium, ma siamo in un edificio, una costruzione, un punto di ritrovo della cittadinanza romana. E anche il luogo dove abitiamo, che cos'è? È una casa, è un'abitazione, di nuovo è un edificio, è un caseggiato. All'anagrafe o per i poliziotti è una residenza, è per il fisco, è un domicilio, è una palazzina, è un palazzo. Cioè ci accorgiamo che le cose non sono così semplici. Questo mio spostarmi su e giù, un camminare, un passeggiare, un andare e venire. Cioè ci accorgiamo che una stessa cosa, uno stesso atto, una stessa azione può essere sfiorata o colta, se volete, da parecchie parole diverse dentro la nostra lingua. Non bisogna uscire dalla nostra lingua per rendersi conto che non c'è un rapporto unico. E poi ognuna di queste parole, naturalmente, se voi appena ci pensate, si riferisce a cose, si può riferire sì, a una stessa cosa, ma anche a cose completamente diverse per ciascuna di queste parole. Cioè accade che in un punto, in una situazione, queste parole siano, come si dice in grammatica, sinonime, vogliono dire la stessa cosa, ma in altri contesti non lo diremmo mai. Per i Rom, per tanti migranti qui intorno a Roma, la casa non è un edificio, non è una costruzione, non è una palazzina, è una roulotte, se va bene, è una baracca. Ma baracca, lo possiamo dire, di alcune costruzioni di legno, di bandone, di plastica, non, immagino, per buona parte delle case in cui abitiamo noi qui presenti. Quindi, per una stessa cosa tante parole, per ogni parola tante cose di tipo completamente diverso. E questo vale ancora di più se dalle parole singole spostiamo l'attenzione alle frasi. Delle volte usiamo le frasi proprio per precisare il valore di una parola, ma attenzione, anche le frasi non è che si riferiscano obbligatoriamente a una certa situazione, hanno significati
molto diversi, anche le frasi celebri, le frasi storiche. Il presidente dell'auditorium, Gianni Borgna, mi ricordava aneddoti linguistici antichi. Beh, ce n'è uno proprio di Vittorio Emanuele che arriva a Roma dopo la liberazione dal dominio clericale della città, arriva, scende dalla carrozza e dice in dialetto piemontese, perché parlava piemontese, come tutti parlavano solo i loro dialetti, i non romani e i non toscani, e dice, secondo le fonti più attendibili, chiedo scusa se ci sono dei torinesi e piemontesi per la cattiva pronuncia, dice finalmente Isuma, scende da, perché andavano in carrozza naturalmente, non c'era ferrovia, e dice finalmente siamo arrivati. Questa frase diventa nella versione italiana ci siamo, poi qualcuno ha aggiunto ci resteremo, è diventata una frase solenne, ci siamo e ci resteremo. E altre frasi cambiano, e ha cambiato completamente significato, non era un viaggiatore stanco che diceva ci siamo, era il sovrano del nascente, anzi del nato, chiedo scusa, Regno d'Italia con Roma capitale, che diceva solennemente eccoci qui, ci siamo, questa è la nostra capitale. Anche tante altre frasi celebri hanno avuto vicende varie, ma anche frasi banali possono conoscere questa grande apertura e divaricazione di significati. Fidel Castro vuole bandire gli ideali del comunismo in tutto il mondo, è una cosa. Se al posto di Fidel Castro metto, non voglio buttarla in politica, un esempio come un altro, Silvio Berlusconi vuole bandire gli ideali del comunismo in tutto il mondo, vuol dire la stessa cosa. Quel bandire in un caso vuole dire, vuole affermare, nell'altro vuole scacciare. Quindi ci sono queste divaricazioni che arrivano, come in questo caso, fino alla contraddizione dei sensi possibili per una stessa frase. Una cosa che ha un nome complicato, la contraddizione dei significati, dei sensi di una stessa frase, la chiamiamo enantiosemia. Enantio vuole dire contrario in greco, semia vuole dire senso. Ebbene, enantiosemia. E questo ci dice quanto, vi dice in breve, non possiamo fermarci troppo, quanto può divaricarsi il valore delle nostre frasi, che però stanno lì, stanno in noi, stanno in ciò che abbiamo sentito, nel consenso con cui, nella comprensione più o meno benevola con cui veniamo ascoltati, con cui veniamo capiti. E questo ci dà una sensazione di grande libertà, è la nostra lingua, ne facciamo quello che vogliamo. Però, poi ci accorgiamo che non è così semplice fare della nostra lingua, delle nostre parole, tutto ciò che ci salta in testa di fare. Nelle nostre parole, in italiano, le desinenze stanno dopo il corpo della parola, quello che a scuola ci hanno insegnato a chiamare tema. Non possiamo dire, possiamo dire andiamo, non possiamo dire amo Andi, possiamo dire correvo, non possiamo dire evo cor. Quindi ci sono dei vincoli, c'è un ordine che riguarda i pezzi di cui è fatta una parola, che riguarda il rapporto tra le parole, naturalmente. Se dico vengo ora da casa mia, non posso dire mia, da, ora, casa, vengo. Questa frase sembra non possibile. Dico sembra perché
forse verso, se avete pazienza di ascoltare, verso la fine di questa chiacchierata vedremo che possiamo perfino dire cose che a tutta prima paiono inaccettabili, persino evocor, rispondendo per esempio a un esame di linguistica generale in cui un professore rompiscato le chiede, mi dica quali sono i morfi, così si chiamano agli esami, mi dica quali sono i morfi della parola italiana correvo, mi dica prima i morfi grammaticali e poi, io non sto citando, prima i morfi grammaticali e poi i morfi lessicali. E il povero studente deve rispondere evo cor. Ci sono delle situazioni in cui le cose a prima vista più strane possono entrare dentro una lingua e vedremo per quale ampia porta. Dunque però ci sono certamente, a parte questa porta, su cui per ora non voglio insistere, ci sono delle regole a cui ci atteniamo. È vero. E questo ha fatto pensare molti, a turno, diciamo 10-15 anni di tempo ogni secolo, poi passa come le epidemie. Questa volta è durata più a lungo, è durata una trentina, questa volta è il Novecento, durata più a lungo, è durata una trentina d'anni, l'idea che la lingua sia come un calcolo che ha le sue unità di base, quello aritmetico per esempio, le 10 cifre da 0 a 9, le regole per costruire altre cifre, le regole delle quattro operazioni e con questo viviamo tranquilli, facendo i nostri calcoli aritmetici. E si è detto che la lingua è un po' una cosa di questo tipo. Date queste regolarità che avvertiamo, che ci sono, è come un calcolo. E però ci sono delle obiezioni. È un calcolo strano. Se è un'aritmetica, è una stranissima aritmetica. E ci sono troppe, a parte quelle della porta di cui parlerò dopo, che imbocchiamo e che ci permette di dire le stranezze più stravaganti, ma anche senza battere quella strada, ci sono stravaganze, come dire, quotidiane, di cui spesso ci si è occupati sotto il nome di imperfezione delle lingue. Umberto Eco ha scritto un intero librone facendo la storia di queste idee sulle imperfezioni delle lingue. E in effetti ci sono delle cose strane, alcune le abbiamo già evocate, così alla buona. E ci sono delle domande che ci facciamo dinanzi a come sono fatte, non solo la nostra lingua, una qualsiasi lingua di quelle note. Me le ripasso, se permettete. La prima domanda è perché le parole di una lingua sono tante e mutevoli nel tempo, per dire la stessa cosa, invece di essere solo quelle che servono a una conoscenza vera delle cose? Beh, una prima risposta è: ma perché ci sono, perché non c'è mai stata una convenzione per cui ci siamo riuniti a Parigi o a Londra o a Berlino e abbiamo detto d'ora in poi parleremo, useremo queste e solo queste parole. Ma c'è una risposta più
forse più interessante, spero. Perché, che vuol dire conoscenza vera? Prima abbiamo parlato di casa, abitazione, residenza, domicilio, edificio, palazzo, palazzina, costruzione, alla sua brava ragion d'essere. E per me che devo comunicare con voi dicendovi sono venuto da casa, beh, casa è quasi una scelta obbligata. Se credo che vi stupireste se dicessi sono venuto da un immobile sito in via Garigliano, eccetera, eccetera. Non dico altro, sono il garante della privacy, mi rimprovera. Anche se dicessi sono venuto da un edificio e via seguitando. Ma l'architetto che deve progettare, il muratore che costruisce, loro parleranno di, giustamente, di costruzione, di edificio. L'ingegnere che deve progettare, fare i calcoli del cemento armato, parlerà di struttura. Ci sono tante conoscenze diverse. Per uno che ci inciampi contro, questo è anzitutto un tavolino spigoloso. Ma per uno studioso di meccanica classica, invento, è un corpo solido. Come sappiamo è un grave anche per lo stesso fisico. È un grave perché se non ci fosse sotto qualcosa a contrastare la forza di gravità, precipiterebbe verso il centro della Terra, manifestando evidentemente quella forza di gravità che manifesta anche, gli studenti francesi per il 70% non lo sanno, quelli italiani non lo sappiamo, si manifesta anche perché non si libra così nello spazio e quindi c'è qualcosa che lo tira in giù. Ma è ben altro per un, suppongo che sia legno, sì, non plastica, per un chimico o per un biologo è del legno conciato, essiccato in un certo modo, per un falegname è una struttura, un mobile con degli incastri che solo lui sa come si chiamano e noi no. Ma è altre cose, è un aggregato di molecole, è un aggregato di atomi, è un oggetto che percepiamo. Ci sono tante forme di conoscenza della stessa cosa e ciascuno ha bisogno delle sue parole e quindi le parole sono tante e questa è una prima risposta e su cui torneremo. E perché le parole sono ambigue, seconda domanda, nel loro significato? E ambigue, come abbiamo detto, sono le frasi. E una risposta è perché possiamo mettere un riparo, ne parleremo. Ne parleremo, spero, tra breve. Possiamo mettere un riparo a questa ambiguità con vari procedimenti. E perché se non fossero ambigue, se avessero un significato rigido, come le cifre. Pensate alle cifre, alla numerazione araba decimale, bellissime. Una cifra indica solo una quantità numerica, è una sola, e una quantità numerica è indicata solo da una cifra e da una sola. Oh, meraviglia, così le abbiamo costruite, partendo dalle parole delle nostre lingue, intendiamoci, ma insomma così abbiamo costruito questo bellissimo linguaggio che è una cifrazione. Bellissimo, univoco, anzi, se rispolveriamo conoscenze di prima liceo classico, diciamo, o terzo scientifico, possiamo dire c'è un rapporto biunivoco tra la serie dei significati possibili e la serie delle cifre. Bellissimo. Ma
questo così perfetto rapporto è quello che ci impedisce poi di parlare con le cifre, solo con le cifre, attenzione, di nient'altro che di valori numerici. Le cose più stupide e più ovvie del mondo non le possiamo dire se non incastrando le cifre nelle parole delle nostre lingue. Non solo, ma vediamo i costi e benefici dell'ambiguità indubbia che hanno le nostre parole nelle nostre lingue. Un beneficio è la dilatabilità del significato delle parole quando questo ci serve. E quando ci serve proprio perché scopriamo nuove cose. Pensate a quel che è successo in Europa grosso modo tra il 1540 e il 1620. Improvvisamente abbiamo scoperto altri mondi, in senso letterale. Abbiamo scoperto altri pianeti, altre leggi che regolano il movimento dei pianeti, dei corpi celesti. Abbiamo scoperto, avevamo già scoperto, altri mondi geografici sulla nostra Terra. E poi tante altre cose. Un signore che si chiamava Cardano scopre che si possono collegare un corpo che si muove di moto rotatorio e un corpo che si muove su e giù di moto rettilineo. Un altro che si chiamava Galilei scopre che una cosa penzolante non si muove a caso, ma si muove con certe regole. E tutti questi signori fanno, nel breve giro di pochi anni, fanno la stessa cosa. Prendono parole che già c'erano, le parole dell'astronomia tolemaica, per cui al centro dell'universo c'era la Terra e tutti gli altri giravano intorno, prende quelle parole e anche le espressioni, revolutio orbium, e le trasfigura, gli dà un senso nuovo, totalmente diverso, come è diverso sapere che la Terra non è il centro dell'universo, ma ruota intorno al Sole e che il Sole si muove a velocità enorme attraverso la galassia. E quel signore che si chiamava Cardano prende una parola che era usuale, la parola che voleva dire congiunzione di due corpi, giunto, e gli dà un senso completamente diverso, quello che il nostro meccanico adopera tranquillamente quando dice, ci dice adottò serrotto e giunto. Sta citando, non lo sa, sta citando Cardano, che dà questo nuovo senso a questa parola. E Galilei si chiede come devo chiamare questa cosa che penzola, e prende un aggettivo delle campagne toscane che vuole dire penzolante, pendolo, e lo usa per indicare questa cosa. E l'esperienza gli ritorna buona e quindi poi ci spiega che molto spesso lui va all'arsenale di Venezia, ai cantieri navali di Venezia, per imparare delle cose che nei libri non sono scritte, ma sono messe in pratica. E anche le parole per chiamare queste cose nuove, che rispetto a una tradizione millenaria lui sta scoprendo. E questo lo dobbiamo, queste possibilità le dobbiamo al fatto che possiamo, se ci serve, quando ci serve, cambiare il significato delle parole a cui siamo abituati, arricchendo questo significato di nuove possibilità di senso. Quindi questa ambiguità, prima di dargli un calcio e di buttarla via, di dire no, vogliamo che le parole siano come le cifre arabe,
ognuna il suo significato e basta, e ogni significato la cifra sua e basta, e forse dobbiamo pensarci un momentino. Terza domanda, ma perché queste parole in tutte le lingue? Anche in esperanto, vedo un amico esperantista lì in prima linea, e non rivelano immediatamente nella loro forma quello che è il loro significato. Perché dobbiamo consultare i vocabolari, diciamo, o le persone, o stare a sentire attentamente per capire il significato? E perché nelle nostre lingue le parole vengono da tutte le parti, non sono state filtrate prima da un'accademia, per fortuna, io dico, ma questa è un'opinione personale, da un'accademia di professori universitari di linguistica, sono nate man mano, come ci servivano, sotto la spinta di bisogni, e le abbiamo raccattate da tutte le parti, da altre lingue, dai dialetti, le abbiamo riformate, trasformate, siamo risaliti al latino e le abbiamo portate di nuovo in italiano con un altro senso, ne abbiamo fatte di tutti i colori. E quindi le parole hanno una forma che non ci dice subito di che stiamo parlando con una parola. E poi la domanda delle domande. Ma insomma, siamo nei momenti in cui ci guardiamo con un po' d'ottimismo. Siamo così bravi. Abbiamo inventato simboli, linguaggi, scienze, calcoli, segnaletiche, perfino le segnaletiche stradali, che attraversano tutto il mondo e che sono uniche. L'Islam ha la mezzaluna e vale in tutto il mondo. Noi cristiani, anche se miscredenti, anche se atei, noi che siamo in paesi cristiani, noi cristiani abbiamo la croce, dappertutto funziona. Scusate, non vorrei essere politicamente scorretto su questo punto, ma cito il direttore di un giornale di Barcellona, che si chiama, un bel giornale che si chiama La Vanguardia, e una volta mi sono trovato con lui in una conferenza e a un certo punto questo direttore ha detto in catalano, io non lo so rifare bene, ha detto in catalano perché così un passant, perché io sono un ateo cattolico, la sala, è stato un brusio, ha detto sì, sono un ateo cattolico, ma che sta dicendo, gli ha chiesto qualcuno. Beh, c'è ateo e ateo, ci sono gli atei ebrei, ci sono gli atei protestanti che sono terribili, ci sono gli atei cattolici che sono, insomma, un po' accomodanti, e via seguitando. E io sono un ateo cattolico, così ha concluso. E quindi voglio dire, non vorrei scandalizzare nessuno dicendo, noi magari tra di noi ci sono musulmani, ebrei, anzi certamente, spero. Ma insomma siamo in una cultura cristiana e quindi insomma questa croce gira, poi il candelabro delle sette braccia, beh insomma non c'ha, gira per tutto il mondo. Dico questo per dire che siamo capaci di attraversare le culture e le epoche, le lingue con un simbolo unico e univoco. Anche non dobbiamo pensare alle scienze, alla matematica, anche con simboli di natura religiosa, oppure con le umili ma importanti segnaletiche stradali, che poi magari non si rispettano, ma che sono quelle in tanti paesi diversi, e naturalmente con i linguaggi delle scienze, con la matematica. Quindi siamo capaci di costruire delle cose che valgono attraverso il tempo, attraverso le articolazioni diverse dello spazio culturale, nella loro unità e unicità. E perché mai
le lingue devono essere tante, tante, tanto diverse. Ma chi ce lo fa fare? Ma perché? E qui la risposta immediata è meno facile. Per consolarci possiamo dire, ma guardiamo alle esperienze di grandi lingue unitarie, che pure relativamente unitarie, che in certe aree del mondo hanno sovrastato la diversità linguistica. Pensiamo al latino, all'arabo, pensiamo sotto i nostri occhi all'inglese. Quando una di queste grandi lingue si è diffusa e poi ha conosciuto un po' alla volta la differenziazione in tradizioni linguistiche diverse, dal latino antico, medievale, che ha continuato in parte a essere usato in età moderna. Dai dotti sono nate le lingue neolatine, diverse, il francese, lo spagnolo, l'italiano, i nostri dialetti, i dialetti francesi, i dialetti spagnoli, il catalano, eccetera. Così è dell'arabo. L'arabo del Corano, l'arabo classico, è nato unitario e poi si è diffuso in una immensa plaga dall'Atlantico fino all'Asia centrale e si è differenziato. L'arabo scritto classico resta là come punto di riferimento, più vivo di quanto non sia oggi il latino in Europa, ma gli arabi parlati e oramai anche scritti nei giornali si sono profondamente differenziati. E un arabo del Maghreb che parli solo arabo del Maghreb non capisce un arabo, l'arabo libanese o palestinese, e viceversa. Ma la vitalità è probabilmente maggiore di quella del latino. Edward Said, un grandissimo islamologo, nell'ultimo articolo scritto prima di morire, sosteneva che lui era in grado di sentire, per esempio da uno speaker televisivo o radiofonico, se, parlando l'arabo di questo o quel posto del grande territorio arabofono, dietro c'era una conoscenza positiva, effettiva, dell'arabo classico. E pensiamo all'inglese. Si dice l'inglese si sta diffondendo in tutto il mondo. Sì, a che prezzo però? Che cosa sta succedendo? Sotto i nostri occhi, è andato succedendo già nel Novecento e succede, continua a succedere. E l'inglese di America si è profondamente differenziato dall'inglese britannico, nella pronuncia, nel vocabolario, nei significati, nelle frasi. E in America è nato, accanto a uno standard colto, scolastico, è nato il black English, cioè l'inglese dei neri. Ma il processo è andato molto avanti. Oramai si contano una trentina di inglesi che sono ciò che l'inglese diventa in un'area del mondo proprio quando prende piede, non quando resta una lingua affidata a professori, a un piccolo gruppo di persone colte, no, proprio quando si radica nell'uso. E così è nato prima l'inglese indiano, cioè l'inglese pronunciato dagli indiani. Ma poi è nata una cosa diversa in India, quella che si chiama Hinglish, che mescola Hindi, la lingua, una delle lingue ufficiali dell'India, e English, che è una lingua abbastanza a sé, sia rispetto all'Hindi, sia rispetto all'inglese, e che è praticata correntemente da, si calcola, circa 250 milioni di persone, che non parlano l'inglese all'indiana, parlano proprio questa lingua con un suo vocabolario, una sua struttura che ora conosciamo abbastanza bene, non è un caso isolato. Cioè le lingue
si differenziano. E il nostro amico esperantista lì in prima fila, forse ce ne sono altri, conosce certamente il professor Fabrizio Pennacchietti dell'Università di Torino, che è un semitista, ma è anche un, non solo un esperantista, un fautore di questa lingua universale, comoda per tanti aspetti, è anche un esperantologo che studia i fenomeni di sviluppo dell'esperanto e Pennacchietti appunto si è occupato del fatto che quando l'esperanto, da lingua che si impara attraverso i libri e si usa solo in certe circostanze, diventa lingua abituale d'uso familiare, cioè si allevano, per andare al nocciolo, si allevano dei bambini parlando in esperanto, l'esperanto pare mostrare quello che abbiamo detto per l'arabo, per l'inglese, per il latino, dei segni di differenziazione regionale. Se resta una lingua legata fondamentalmente all'uso scritto, ai libri o a un parlato formale, resiste nella sua auspicata unità. Se si cala nelle abitudini quotidiane, ci pensano i bambini e le mamme a deformarlo in modi diversi. Vedete che dico anch'io deformare, da luogo a luogo. Se non siete già troppo stanchi, vorrei invitarvi a dare un'occhiata allo spazio linguistico terrestre, dove ci sono oggi censite come abbastanza diverse, per essere considerate diverse, 7.000 lingue parlate. Non lo sapevamo, nei manuali trovate ancora scritte cose tipo 3.500, 4.000, 7.000, di cui quasi 3.000 oramai sono anche non solo parlate, ma scritte. Scritte fondamentalmente perché le confessioni cristiane, la Chiesa Cattolica, le Chiese Protestanti, hanno prodotto traduzioni dei testi sacri, biblici, evangelici, in queste lingue. Con un grande investimento, non solo di soldi, ma anche di energie intellettuali. È molto difficile tradurre il Vangelo così semplice, così lineare, così trasparente per noi. Quando il Vangelo dice, citando una frase biblica, tu peccatore, vai fuori dove è gelo, e stridor di denti aggiunge anche. Pensate a una popolazione bantu del cuore dell'Africa, che per punizione si sente dire vai fuori dove c'è il gelo, magari. Pensate a un Inuit, è uno di questi 50.000 eschimesi che vivono in questo territorio immenso, grande come dal Portogallo alla Romania, dalla Svezia all'isola di Malta, che è la calotta polare, che noi vediamo piccola piccola, ma insomma è grande invece, vediamo nella cartografia. Dite a un Inuit, vai fuori che c'è gelo. Quello dice perché che dovrei trovare il riscaldamento, il termosifone, insomma che cosa... Non ha. Allora, la traduzione pone grandi problemi, la traduzione anche di testi semplici e anche del Missale Romanum sta ponendo grandi problemi di tutti i tipi, perché naturalmente qui impattiamo sul fatto che le lingue hanno contenuti culturali diversi e sono organizzate tra di loro in modo diverso. Perfino insomma, i significati, i riferimenti a cose della natura, si capisce che cioè uno si dà una ragione del fatto che parole legate al costume, alla vita culturale, alla vita intellettuale possono essere un po' diverse da un posto all'altro
e non corrispondersi esattamente da una lingua all'altra. Ma verrebbe fatto di pensare, torniamo a quella impressione di naturalità del rapporto tra parole e cose di cui abbiamo parlato all'inizio, torniamo per vedere ora da un altro punto di vista. Ebbè, proprio eventi, cose della natura, sono trattate in modo molto diverso da una lingua all'altra. Uomo e donna, sembrerebbe proprio qualcosa che in tutte le lingue dovrebbe essere trattata allo stesso modo. Invece in alcune lingue, come in italiano, come in inglese, la parola uomo, la parola per uomo, vuole dire anche essere umano. E ci sono altre lingue in cui una cosa del genere è impossibile. In tedesco è netta la distinzione tra la parola che vuol dire essere umano, Mensch, è la parola che vuole dire maschio dell'essere umano, man, oppure femmina dell'essere umano, weib. È così in latino, così era in latino, così era in greco. Diciamo, italiano e inglese hanno avuto un po' una deriva maschilistica. La parola Homo, che in latino voleva dire essere umano, è stata usata per dire essere umano, ma anche maschio, lui sì che conta. E da alcune persone che, come si dice, è d'obbligo, è anche un onore e una gioia citare e ricordare. La prima di queste persone è un filosofo danese, uno scrittore danese che si chiamava Søren Kierkegaard, che curiosamente è finito nelle mani dell'ala mistica della nostra cultura, di quelli che si tormentano perché dicono che sentono e sanno cose che non riescono a dirci. Ora, proprio Kierkegaard ha scritto un saggio bellissimo per, tra gli altri, per dirci il contrario, per dirci una lingua, ma non la lingua colta con le terminologie scientifiche, la lingua di casa, la lingua del mercato. La tua lingua del mercato ci offre sempre risorse per lottare, non per dire pacificamente, ma per lottare contro l'inesprimibile. Perché queste caratteristiche di dilatabilità, di mobilità, sono proprio quelle che ci aiutano a trarci d'impaccio se non sappiamo in partenza esprimere qualcosa di nuovo. E l'altro, molto convinto, anche se non conosceva Kierkegaard, di questo, era, l'ho già ricordato prima, era questo linguista di Ginevra che si chiamava Ferdinand de Saussure, che per farsi capire dai suoi studenti, ginevrini, svizzeri un po', teste dure, ricorre a un esempio che lui stesso sa paradossale e gli dice, guardate, se una lingua avesse solo due parole, per esempio bu e ba, se le inventa, tutte le significazioni, tutti i sensi possibili del mondo dovrebbero ripartirsi, si ripartirebbero su queste due parole. Che cosa voleva dire? Beh, due cose. Voleva dire che capiamo bene i significati delle parole, così come sono slabbrati, immobili nelle lingue, se mettiamo pazientemente in relazione una parola con le altre che gli stanno accanto. Ma la seconda cosa era quella più interessante per noi in questo momento, e cioè era questa idea che con una lingua possiamo, dobbiamo, non abbiamo altro, possiamo e dobbiamo cercare di dare corpo, per quel che ci è possibile, a esperienze completamente nuove, completamente impensate appena ieri, così come nella storia abbiamo fatto tante volte.
Perché, e questa è un'altra menzione onorevole, un grande logico e matematico del Novecento, che si chiamava Alfred Tarski, ha appunto detto questo: i confini delle cose dicibili con le parole di una lingua sono infiniti, lui diceva. Io credo che sia imprudente dire infiniti, dire possiamo dire tutto con le parole di una lingua, lo credo per altri motivi più complicati, e penso che però prudentemente dobbiamo e possiamo dire che non riusciamo a vedere, non riusciamo a dire quali sono le cose che con le parole di una lingua scelte in modo appropriato, usate in modo appropriato, quali sono le cose o il tipo di cose che non riusciamo a dire. E quindi, per finire, vorrei presentarvi molto rapidamente, vi chiedo scusa, quelle che sono, mi pare di averle contate, forse sì, mi dispiace, sono sette, ma non per magia, diciamo. Io ne ho contate queste, tante, potrebbero essere otto, potrebbero essere sei. Le sette vie che nella nostra finitezza ci si offrono, grazie alla capacità di usare una lingua, per dire una quantità indefinita di cose, anche nuove, anche mai dette, anche mai sentite prima, che ci accada di dover dire. La prima via è quella che rassomiglia, che fa rassomigliare di più la lingua a un'aritmetica. Come in aritmetica, come nelle algebre, come nei calcoli, anche le lingue, o come nelle cifre, anche le lingue sono capaci di, ci danno gli strumenti per costruire un numero infinito, potenzialmente infinito, di frasi diverse le une dalle altre. Se ci troviamo nei pasticci, possiamo ricorrere alle parole che già conosciamo e costruire delle frasi nuove, dei nuovi giri di parole, per dire cose inaudite. Anzi, un vecchio poeta latino, cioè un poeta latino, all'epoca era giovane, che si chiamava Orazio, dice proprio che un bravo scrittore si vede non perché usa parole strane, ma perché usa le parole già note con quella che lui chiama una callida iunctura, un'astuta congiunzione. Parole vecchie, parole trite, diceva Umberto Saba, per dire con frasi nuove cose nuove. E questa è una via molto importante. Seconda cosa, qualsiasi frase delle nostre lingue ammette di essere smanacciata e interrotta da un silenzio e acquistare un altro valore, acquistare un valore che solo momentaneamente si capisce qual è. Nei libri si citano gli studiosi antichi di retorica, i quali ricordano versi di Virgilio, per esempio, di Nettuno che di Nettuno che vede sfuggirgli per il momento dei naufraghi troiani, mi pare, e però ha altro da fare e li vuole maledire, li vuole minacciare e dice quos ego, puntini sospensivi, quos ego farò fuori la prossima volta, non si capisce, cioè è chiaramente una grave minaccia quella che sta lanciando. E
i retori antichi parlavano di interruptio per un fenomeno del genere, era una brillante figura retorica. Ne trovate nei Premessi Sposi, ne trovate per le vie di Roma. Raramente, insomma, spesso ci limitiamo a dire te possino, puntini, te possino che... Beh, ognuno ci può mettere del suo, la interruptio ci consente di adattare questa frase così interrotta. Bene, in pura teoria, ogni frase di una lingua, certo, una frase complicata, un po' buffa, può ammettere una interruptio significativa, cioè che crea con l'interruzione una nuova frase. La cosa non interessa tanto in sé, ma interessa perché ci richiama in modo più evidente di qualche precedente sfioramento della faccenda, ci richiama al fatto che le frasi di una lingua, diversamente dalle cifre o dai calcoli aritmetici, funzionano in rapporto alle persone a cui stiamo parlando, alla situazione in cui stiamo parlando, cioè si colorano di sensi radicalmente diversi. Anche la sintassi diventa diversa a seconda di chi sta parlando e di a chi sta parlando. Ci sono casi di scuola, la struttura sintattica andare più participio passato ha il valore, esprime una necessità, questo va fatto, oppure esprime il termine di un processo. Una frase come così il denaro va buttato dalla finestra, beh, se lo sta dicendo Luca Lucca di Montezemolo, sta criticando l'attuale governo, gli passati o i futuri, per dire che in questo modo il denaro finisce buttato dalla finestra. Ma se io mi vesto da frate trappista, mi converto, mi disfaccio dei beni terreni e vi dico, fratelli, il denaro va buttato dalla finestra, questa frase acquista, no, è chiaro, un bel valore di gerundio. La frase è la stessa. Cambia, c'è uno shift, c'è un commutatore, che è la situazione in cui stiamo parlando. E questo è un terzo fatto molto importante. Se ci paressero poche, un numero potenzialmente infinito di frasi, tanto più interrompibili, ricordiamoci che quarta via, ognuna di queste frasi può variare di senso e dire cose diverse a seconda del tipo, terza via, scusatemi, a seconda del tipo di situazione in cui siamo. Questo non è un accidente marginale. La quarta via che voglio ricordare è che nelle lingue c'è una cosa molto complicata che chiamiamo grammatica. Che cos'è l'apparato grammaticale di una lingua? Le desinenze, dei verbi, dei nomi, le regole, le particelle grammaticali, qui, dopo, prima, avanti, gli avverbi, le preposizioni, tutto questo apparato è quello che chiamiamo apparato grammaticale o deittico. E con questa estensione, in questo modo, non lo troviamo da nessun'altra parte nell'universo della comunicazione. In particolare, non troviamo quello che le lingue ci offrono, la possibilità di avere dei pezzi formali di lingua, delle parole, deputate formalmente al compito di ancorare quello che stiamo dicendo alla situazione in cui stiamo parlando, interagendo o scrivendo. La formulazione è complicata, mi riferisco a parole come io, tu, lui, noi, loro, qui,
ora, al tempo presente, alle desinenze di presente, alle desinenze di passato, alle desinenze di futuro, se ce le abbiamo. Cioè, ha tutto questo apparato fatto di parole singole, di pronomi personali, che non trovate altrove. I perfettissimi, idoleggiatissimi, amatissimi calcoli, amatissimi da alcuni linguisti, calcoli, non hanno qualcosa del genere. Non è che io posso dire io 3 più 4 uguale 7. Lei 3 più 4 uguale 7? Che stai dicendo? Noi radice quadrata di 49. Ma dove siamo? Queste formule matematiche valgono senza tempo, senza luogo, senza persone che le facciano proprie e le dicano. E così non è delle lingue che ci offrono la possibilità anche di dire cose che pretendono alla atemporalità e alla eternità, ma ci offrono, ma accanto ci sono i modi per dire cose assolutamente contingenti. Magari la stessa frase. Il cane abbaia, lo possiamo leggere in un libro di etologia animale come proprietà della voce del canis domesticus, oppure lo possiamo dire il cane abbaia a nostro marito o a nostra moglie se il nostro cane in quel momento sta rompendo le scatole e abbaiando. E però una lingua ci permette di dire guarda che sto cane sta abbaiando. Se il consorte dice ma come? Stai leggendo un libro di etologia animale? No, ti sto dicendo che questo sta rompendo le scatole abbaiando. Allora una lingua ci permette questa mobilità e ce la permette per questo che ad alcuni è parso un lusso, perché un logico dice ma il contenuto proposizionale, l'ossatura, la cosa di cui parla una frase è la stessa, secondo loro. E perché ci deve essere intorno tutto questo pastrocchio di io, tu, voi, allora, prima, dopo, andrò, verrei? Perché non diciamo andare a casa, invece diciamo andrei a casa, andiamo a casa, andremo a casa, andremmo a casa. Questo qualcuno dice, il più noto, il più geniale dei linguisti contemporanei, l'ha detto per molti anni, adesso sta cambiando idea un pochino, ha detto questo è un lusso dell'intelligenza umana, la grammaticalità. Non serve a niente, caspita, scusatemi, diamine, serve a dare, a proprio a ancorare il contenuto, il nocciolo di una proposizione alla situazione. E siamo alla quarta, ce ne mancano tre, di una abbiamo già parlato, della quinta, la dilatabilità o restringibilità, a seconda delle esigenze, dei significati. E arriviamo alla sesta. Ammettete che, a parte in antiosemia, che ho detto tra virgolette, non vi ho afflitto con espressioni troppo tecniche. Vero? No. Ah, poi ho detto scherzando morfo, ma insomma, solo per darvi un'idea di che cos'è un esame di linguistica generale. Ecco, ora devo però proprio, non ho più risorse, devo dire metalinguisticità riflessiva. Adesso cerco di spiegarmi. E questa è la sesta via, che è molto importante. Il nome è difficile, la cosa è la cosa più banale del mondo. La preistoria della faccenda è che a un certo punto
Ci siamo accorti, farò rapidamente questa storia, ci siamo accorti che tra i loro difetti le lingue hanno quello di consentirci formulazioni paradossali. Se ne erano accorti i greci antichi. Se dico tu dici una bugia, tu menti, non c'è problema. Ma se dico io mento, se io sono il bugiardo Epimenide che sosteneva di aver vissuto 700 anni, quindi non gli farebbe difficoltà venire qui, e il bugiardo Epimenide dicesse signori, io mento. Che possiamo dire? Mente o dice il vero? Qualsiasi strada scegliate, vi accorgete a casa, poi insomma, potete fare dopo pranzo, che vi cacciate in un circolo vizioso. Perché se mente nel dire io mento, allora vuol dire che sta dicendo il vero e quindi sta mentendo, quindi ha ragione di dire io mento. Oppure se imboccate l'altra strada, e io mento significa sto dicendo una bugia, e se sta dicendo una bugia e dice onestamente io mento, allora sta dicendo il vero, per cui cominciate a girare. Vostra consolazione per il dopo pranzo, c'era un signore del secondo secolo avanti Cristo che, turbato da questo paradosso così dentro la lingua, cominciò a pensare, smise di mangiare, di bere, anche di dormire, e morì disfatto, diciamo, dalle inutili fatiche per trovare una soluzione al paradosso. Più quietamente i monaconi scolastici medievali si erano accorti di altri paradossi, di falsi sillogismi, per esempio il sillogismo detto del topo, lo dico in latino, ma un latino facile, mus est syllaba, mus è una sillaba della lingua latina. Certo, il musculus, eccetera, non ci piove. Sillaba non rodit caseum, cioè si capisce. Ergo, dicevano i monaconi scherzando, ergo mus non rodit caseum. Ora, mus non solo è una sillaba e non ci piove, ma è anche la parola latina che vuole dire topo. Se volessimo davvero tradurre, dovremmo dire topo è un bisillabo. I bisillabi non rodono, non mangiano formaggio, dunque topo non mangia formaggio. Per tempo ci siamo accorti che una lingua è fatta in modo tale che con le parole della stessa lingua parliamo della stessa lingua. Non è una frase incomprensibile. Se voi pensate a quello che continuamente facciamo, che detto? Ma che vuoi dire dicendo questo? Pagare le tasse? Che vuoi dire? A chi? Perché? Oppure, no, pagare le tasse significa questo. Queste sono tutte operazioni in cui una lingua diventa il linguaggio per parlare della stessa lingua. Allora, dai primi del Novecento si è inventata questa parola metalinguaggio, che vuole dire un linguaggio capace di parlare di un altro. E le lingue per bene, i linguaggi formali, devono essere fatti matematici, logici, devono essere fatti in modo che non possono parlare di se stessi. E questo è una imperfezione delle lingue storico-naturali, per i logici. Il fatto che con le parole della nostra lingua continuamente ci interroghiamo, diamo spiegazioni, imprechiamo, diciamo questo non si deve dire e lo stiamo dicendo, e parliamo delle parole della nostra lingua. E questa metalinguisticità è una porta importante. E per distinguerla dalla metalinguisticità buona, per bene, che è quella che si applica a un linguaggio più semplice, inferiore, la lingua per parlare la segnaletica stradale, tanto per, ecco, funzionerebbe da metalinguaggio del linguaggio della segnaletica stradale. Diciamo metalinguisticità riflessiva, questo metalinguaggio che si ripiega su se stesso. Questa è la porta di tutti gli scandali. Quelle cose che dicevo prima,
che non si possono dire, che non si devono dire, non parlo solo delle parolacce, voglio dire, no, proprio le forme sgangherate rispetto all'uso corrente possono entrare a buon titolo attraverso la porta del metalinguaggio, anche evocor, come dicevo prima, scherzando. Imperfezione, ma questa imperfezione regge, se non tutto, quasi tutto quello che abbiamo detto. Cioè questa possibilità di interrogarci, di spiegarci, se ce lo lasciano fare. È quella che ricementa continuamente gli usi all'interno di una comunità che voglia essere tale, ben inteso, che sia solidale, che voglia essere solidale almeno nel parlare. Forse qualcuno di voi ha visto su uno dei canali satellitari che cosa questo bel film Ai confini della realtà, in cui qualcuno ha visto? No, andava in un'ora disgraziata, un'ora di pennichella, diciamo, ma in cui il protagonista a un certo punto scopre che la moglie e tutti quelli che gli stanno intorno adoperano le parole che anche lui conosce, per esempio per la moglie, in un senso tutto diverso. Pranzo, quando lui dice alla moglie, ma non hai preparato il pranzo, la moglie lo guarda perplesso, eccetera, allora lui dice, ma insomma, non sai che vuol dire pranzo? La moglie dice, sì, lo so. Allora, che vuol dire? Vuol dire un colore rosa pallido, mi pare. E via seguitando. Cioè le parole sembrano le stesse, come tanto gentile e tanto onesta pare, ma in modo totale, ma con sensi tutti diversi. Questo è teoricamente possibile. Del resto, chi è romano meridionale, chi è milanese, conosce bene le risse su parole come cornetto o su parole come melone, cocomero, anguria, che vogliono dire? Beh, insomma, la parola sembra proprio la stessa, ma vogliono dire cose completamente diverse da un posto all'altro. Questo è possibile, è quello che ci consente di uscire dalla rissa e finire il pranzo e mangiare una fetta di melone tranquillamente, è la metalinguisticità riflessiva e questa possibilità di dialogo. Ultima via, evocata tante volte, è proprio questa. Beh, questo ammasso gelatinoso che è il vocabolario di una lingua, che si dilata per numero o si restringe, arrivano parole nuove, ne muoiono altre, ne muoiono in modo imprevedibile, rinascono, possono rinascere, anche questo Orazio diceva molto bene al suo tempo, e soprattutto possono essere diverse notevolmente da una parte all'altra dello stesso paese e soprattutto cambiano, possono cambiare continuamente di significato sotto la spinta dell'uso. E questo è appunto anche la settima via che ci permette in qualche modo di dire cose che mai erano state dette, mai erano state pensate o sperimentate nella pratica. E quindi, insomma, io non faccio, ho insegnato tanti anni di filosofia del linguaggio, non faccio il filosofo e quindi non mi piacciono le formule filosofiche, però, insomma, devo ammettere che si può anche dire, la faccenda si può descrivere in questo modo, che queste sono le vie finite, circostanziate, che alla nostra finitezza aprono le porte dell'infinito.